alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Nel 1999, il sacerdote cattolico Don Matteo Bondini, dopo aver trascorso moltissimi anni all'estero come missionario, torna nella sua regione natia, l'Umbria, e diventa parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, incarico ottenuto grazie al suo amico vescovo Guido. Nella nona stagione diventa parroco della chiesa di Sant'Eufemia di Spoleto, nonostante nel mondo reale Gubbio e Spoleto appartengano a due diocesi differenti. Grazie all'amicizia e alla collaborazione con il maresciallo Cecchini, il presbitero si occupa dei casi seguiti dai carabinieri e spesso contribuisce a risolverli grazie a un indizio decisivo che talvolta gli arriva per intuizione innata. Quando venne annunciata l'entrata di Raul Bova nella fiction, come il giovane e sportivo Don Massimo, il pubblico è andato subito in apprensione, perché fortemente legato alla figura di Terence Hill. In realtà, non appena il bel Bova è giunto a Spoleto, tutti hanno iniziato ad amarlo come se fosse un vecchio amico ritrovato. In questi giorni purtroppo il mondo di Don Matteo ha perso un pilastro della serie. Il regista e ideatore della fiction prodotta dalla Lux Vide, Enrico Olduini, purtroppo è scomparso all'età di 77 anni. Tra i suoi successi più grandiosi, il film Belli Freschi, con Christian De Sica e Lino Banfi, Borotalco, con Carlo Verdone, con il quale ne scrisse la sceneggiatura e Vacanze di Natale 90 e 91. Oltre al presentatore Carlo Conti durante la premiazione dei David di Donatello andati in onda l'altro giorno su Rai 1, a spendere alcune parole di affetto e qualche divertente aneddoto, è stata Natalie Ghetta. Bellissimi ricordi, quelli condivisi dall'attrice, che dimostrano anche quanto Olduini fosse una brava persona, molto generosa. Buonasera a tutti. Ieri sera mi ha chiamato un mio amico e ho saputo della morte di Enrico Olduini. Sapevo che era malato. Vorrei dirti una cosa, Enrico. Mi sento una cretina nel dirti solo adesso. Quanto devo a te, Paolo Costella. Quanto ti devo a te immensamente. E quanto mi è piaciuto lavorare con te. Dio vede e provvede è stata la prima serie che ho fatto in vita mia. Prima non avevo fatto praticamente niente davanti a una telecamera e tu mi hai chiamata perché Paolo Costella mi aveva visto recitare in un teatro a Roma. E così mi ha cambiato la vita e così ti ho conosciuto.